Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova recensione. Oggi siamo di nuovo con Takara e la Powered Suite di tipo C. Quindi terza versione delle Powered Suite. Viene con un pilota arancione e grigio scuro con visiera aperta e centralina argentata. Il container è sempre il solito che permette di storare tutto dalle armi alla armor vera e propria all'interno. Lo apriamo e la andiamo ad estrarre. Tipo C in questo caso sta per Construction Type, ovvero quindi una Powered Suite adibita al lavoro manuale. La descrivo come un'unità versatile e usata ampiamente dalle squadre di salvataggio, adatta insomma a tutti i lavori manuali, grazie poi alle appendici che adesso andiamo a vedere. Partiamo quindi dunque dalla modalità Mech, come sempre. In questo modo qui può operare come drone praticamente, mentre aprendo i portelloni possiamo far salire il pilota. A differenza delle altre Powered Suite specializzate nel combattimento e nella difensiva, essendo questa concepita per i lavori manuali, quindi cose che devono, tra virgolette, durare abbastanza a lungo, il suo uso primario è fatto nella modalità Mech, appunto. In quanto tendenzialmente non c'è bisogno di chissà quale precisione nei controlli come avviene poi nella modalità maneuver, ma c'è bisogno insomma, lunga manualità in modo da, che so, rimuovere i detriti, in questo caso tagliare gli asteroidi, spesso e volentieri parliamo sempre di operazioni fatte a terra in questa modalità. Infatti, grazie a questo dispositivo che esce in sostituzione dei cannoni di solito presenti dietro la schiena, prende il nome di Scratcher. E in pratica funge da tenaglia, da sega laser. Insomma, è un accessorio multifunzione che permette di adattarsi a seconda delle esigenze. Ripeto, viene usata per lo più nelle operazioni di salvataggio, ma in alcuni casi anche per il combattimento. In pratica, portandola in modalità maneuver in questo modo, la descrive come un'unità molto adatta al combattimento ravvicinato, in quanto presenta questo cockpit che offre grande visibilità, quindi un vantaggio durante gli scontri ravvicinati, e può equipaggiarsi con il solito blaster. Non ha armi più pesanti, insomma, come hanno le altre due uscite in precedenza, ma
il solito blaster. Che può essere ovviamente poi affiancato a uno scratcher, che quindi grazie alle sue capacità di presa a tenaglia, di taglio, funge anche da arma corpo a corpo. Quando non sono equipaggiati, poi gli scratcher possono essere storati in questo modo. Nella zona posteriore. Vediamo un po' nel dettaglio. Qui vedete rispetto alle altre il pilota è ben visibile all'interno. E fa piacere avere delle unità che non siano completamente votate al combattimento, insomma, in una disposizione fatta ad hangar, a base, insomma, sfruttando magari il Big Power o altre unità. Ci sta bene che ci sia anche qualche unità di vita che so, al trasporto munizioni, ai lavori di manutenzione e così via. Questo è tutto per quanto riguarda questa Powered Suite. Grazie a tutti per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, passate per la pagina Facebook per vedere qualche scatto di questi modelli e ci vediamo alla prossima recensione.